buona e sta l'imperatrice in Ginevra. Senti, prima tutta quella strippata mi ammazzava quella specie di assunto di uomo degli altri. Poi tutta quella fatica per far tenere il trono a Anastasia che per... per sfortuna è stata uccisa da un pezzente e mo manco un vestito comodo. Non dico io, ma c'è stato qualcosa di più bello? Mi dispiace, maestà, ma c'è il decimo vestito che proviamo. Non ce ne sono altri. Guarda, io se mi servi ne provo anche 30, guarda. Dattene fa, dattene fa. Va bene, va bene. Ma con servo sei. Ma dico io, una volta che divento imperatrice. Oh, che dolore! Da cazzo sta l'arnica? Sua maestà, la sua arnica è qui. Arnica! 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 Erano anni che ti stavo cercando! Senti che fragranza! Siamo sicuri che è arnica? Io me la vado a mettere che mi fa male la schiena per colpa di quello stronzo. Che avventura, breve ma intensa. Cioè, mi ricordo tutto, soprattutto quando ho finto di dire che mi aveva nominato imperatrice. Qua strippa cazzi. È stata davvero dura. Ma ce l'ho fatta. Quante avventure. Dalla prima. Ella. Scorderò mai. La mia prima avventura. Per diventare ciò che sono. Presto lei sarà di nuovo tra noi e potrà portare a termine il suo obiettivo. Nessuno potrà fermarti. Oddio, oddio! Oddio, meno male che era solo un incubo. Continuiamo.
Oddio, mi stanno avvenendo allucinazioni e gli incubi. Non è che tutto sto allenamento mi sta da papà la testa. Ma devo continuare. Se no non diventerò mai un'eroina come te. Ricominciamo, va? Oh, questi esercizi mi erano un chiappe come ci hanno livellato il suo. Me ne allenavo poco tanto. Ricominciamo, va? No! No! Cosa fai? No! Ora sono la sua superiore. Un vero pupazzo umanoide! Quella che cercavo! Oh, ma te sei pazzo? Sei pazzo? Che fa, attacchi le persone così senza motivo? Guarda che ti chiamo Marco Mengoni e poi tu cazzi tu, eh? Peace and love. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Cioè, parliamone, ma che cazzo è, soprattutto chi sei? Oh, smettila di fare la fila dei fiori. La fila dei fiori. Io so Peppe. Ma chi? Peppe Roscio? Ma che Peppe Roscio, io sono Peppe, il guerriero dei frattocchi e stintati, anzi le spacche le nocche. Sì, vabbè, capito, sei capito, dai, va avanti. Oh, finalmente, non mi lasciavi parlare. Sì, va. Praticamente, dal villaggio di Baraxis... Ah, aspetta, aspetta, non venivi da frattocchi. Ma che frattocchi, quella era per fare la rima. Dava farite, davvero. Vabbè, sì, continuo. Stavo andando da un amico per comprare delle patate o dei maiali, non ricordo. Stavo comprando qualcosa. Mentre camminavo a poco mi resi conto che il villaggio, che di solito a quest'ora era pieno di vita, era deserto. Nemmeno la mia amica Linda che mi aspetta sempre per fare due chiacchiere, o Bebbo che mi rompe con le sue paturnie mattutine. Nessuno! Pensai avessero fatto un party notturno senza avvertirmi ed erano tutti a letto. Comunque, arrivato quasi davanti alla casa del mio amico, vidi con orrore comparirmi davanti una strana figura cadaverica, con i capelli biondi, che mi sorrise. Non feci in tempo a capire cosa fosse, che sparì subito dopo. Pensavo che avevo bevuto troppo, ma poi ricordai che non avevo bevuto. Sì, avrei capito che ho dei problemi di memoria. Comunque, dopo quella visione, corsi verso casa sua. Aprì la porta e vidi una casa abbandonata. Non c'era più nulla. Allora capii davvero che era successo qualcosa di grave. Disperato, provai a chiedere aiuto in giro, ma non c'era nessuno. Finché, ad un certo punto, una signora dal piano di sopra mi disse che era l'ultima sopravvissuta e che una creatura demoniaca aveva trasformato tutto il resto degli abitanti in dei pupazzi. Dei pupazzi umanoidi, e che noi eravamo fortunati ad essere sopravvissuti. E questo è tutto. Insomma, devo fermare questo essere demoniaco che probabilmente è la causa delle scomparse nel mio villaggio. Da solo penso proprio di avere poche speranze, perciò ho cercato qualcuno che mi aiutasse ed ho trovato te. Ah, ok, sì, e come hai fatto a trovarmi? De grazia. Ho chiesto in giro se conoscevano qualcuno che avrebbe potuto aiutarmi. Ed è così che sono arrivata a te. Io so che sei ancora inesperta, però aiutami. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, vabbè, d'aiuto, basta che te levi. Davvero? Sì. Grazie, grazie, grazie. Sì, non ci allarghiamo però, eh. Ok, ti aspetto fuori.
ti aspetto fuori. Vabbè, me vado a preparare. Aspetta, mi hai dimenticato la spada. Ah, ok, grazie, vado. Diventerò coraggiosa come un leone, forte come un toro e agile come una gazzella, come te. Perché? Andavamo da qualche parte? Ah, sì, è vero! Ma eri tu che dovevi indicarmi il cammino? No, non ci posso credere, ma anche te segui Osho. Chi? Lascia perdere. Cioè, fammi capire. Ma noi stiamo a camminare 3 ore senza una cazzo di meta? Sì. Oddio, vabbè, la lascia perdere, va, pio io il controllo della situazione. Aiutateci! Non sappiamo più chi siamo e dove stiamo! Manco noi! Quando cazzo vai? Madonna santa! A noi due, anzi a noi tre. Mostro un mondo! In bocca! Non ti preoccupa, Peppe, ce penso io. Non ci avrò le palle, ma c'ho due dette così. Fatti da parte, ci penso io. Scusa! Tu, che diavolo sei? Io, diavolo? Io sono più potente del diavolo. Io sono un demone! Precisamente demone di Gelsomina. Colei che sterminerà la tua schifosissima razza una volta per tutte. Ricordi Shen Yu? Anche lui aveva manie di grandezza, ma Mulan l'ha combattuto e sconfitto, e farò lo stesso con te. Ma prima sei stato te a mandare qua quei cosi umanoidi. Quei cosi sono esseri superiori. Prima erano esseri umani come te. Adesso sono esseri perfetti. Abbandonando il loro corpo di carne e sangue, sono diventati 100% pupazzi. E presto tutta la terra sarà come loro e io la governerò. Questa cosa la farò anche con te. Vorresti dire che quei cosi prima erano degli umani, ma che schifo.
Bella, vicino. E bella, deve ancora arrivare che mi viene a mettere furca in testa a me. Solo questo sai fare? Che delusione! Non è ancora finita, zeccola! È finito di farmi il solletico. Sei pronta a passare la miglior vita? In teoria no.